voglia di chiederla a Rita. Rita, dimmi un po'. Prima di salutare, certo. No, io quello che voglio, basta che tu torni a fare l'attore, perché sei un bravissimo attore, ma non solo attore, è una persona speciale. No, ma ha ragione, io capisco, nel senso, in Italia è difficile per me essere l'attore, posso garantire. Però stiamo lavorando per questo, sto lavorando a un film con la mia regia, sto lavorando a una serie che ho ideato a metà 5 anni, una serie internazionale che è molto complicata da andare avanti. C'è la probabilità di fare teatro, vediamo se riusciamo a metterci d'accordo con tutta una serie di questioni, perché il teatro, per quanto bello, l'ho fatto per 29 anni, so quanto sia faticoso, e oltretutto non è più il teatro di una volta, quando lo si faceva tempo fa, e quindi che ho avuto il piacere e l'onore di poterlo fare, quei grandi. Siamo in uno stato di calamità quasi naturale, diciamo, no? Che va da tutti i mestieri, quindi bisogna solo che sperare. Bisogna che ogni tanto Rita mi guarda e mi dice: stai sereno, che farai questo. Ti rinforzi, insomma, ti prendi coraggio. L'unica cosa, ecco, che voglio dire al mio amore, Rita, la donna che voglio un bene dell'anima. Guarda, siccome so il suo animo quanto è dolce, fragile, e so quanto voglia far bene alle persone, però so anche quanto bene questo bene a volte può ritorcersi contro, proprio perché le persone pure come te hanno questo, come si può dire, questa sparidama penso di sé, perché il mondo poi alla fine non è così buono come noi pensiamo. Io spero veramente che tu possa avere tanta forza ancora per questo, perché sarà molto più difficile combattere tutto il cattivo che c'è fuori di quelle che malattie che stai curando ogni giorno quotidianamente. Quindi rimani così, stai attenta, perché c'è molta cattiveria e non voglio che tu cada mai in quel tipo di misunderstanding, che sai bene a che cosa mi riferisco. Ti voglio bene, Rita. Thank you, Daphne.